Asus in questa edizione del CES 2014 di Las Vegas, come ho detto, ha presentato la nuova famiglia di smartphone standalone Zenfone. Tuttavia, aver presentato degli smartphone standalone non significa che Asus abbandoni la propria attitudine e la propria esperienza su quelli che erano i Padfone. In questa occasione andiamo a lanciare una versione aggiornata del Padfone Mini che verrà presentato in prima istanza in colorazioni vivaci, partendo dal giallo, rosso, blu, bianco, nero, in cui troveremo uno smartphone 4 pollici che va a innestarsi all'interno di un tablet 7 pollici. Come abbiamo accennato, tutti i prodotti di casa Asus, partendo dagli smartphone e andando attraverso i Padfone e finendo sui PhonePad, avranno come interfaccia la Zen UI. La Zen UI sarà riconoscibile come marchio distintivo della schermata iniziale di Asus. Che troviamo in questo momento? Che cosa troviamo nella schermata iniziale? L'ora, il tempo, la possibilità di settare delle scorciatoie alle nostre chiamate preferite e un menu molto comodo che si chiama What's Next, ovvero ti va a evidenziare le cose più importanti che sono evidenziate all'interno del tuo calendario. Questa nuova interfaccia grafica si chiama Zen UI ed è lo sviluppo che casa Asus ha creato per personalizzare quanto più possibile la vita degli utenti finali nell'interagire con i propri prodotti. Siamo andati a creare un'interfaccia più semplice per la gestione di tutte quelle che sono le impostazioni e i setting e abbiamo creato delle applicazioni simpatiche ma anche utili. What's Next l'abbiamo visto, è un collettore di informazioni del calendario che fa vedere che cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, tipo cercare di andare a vedere come cambierà il tempo nel prossimo futuro per sapere se abbiamo aggiornato o meno il nostro guardaroba. Un'altra funzione molto interessante è il Do It Later. Nel caso in cui io avessi una mail, posso cercare di leggerle tutte oppure Asus Demo 1, la marco come falla più tardi, fa la foto e io me la ritrovo in un menu del Do It Later che va a ricordarmi esattamente quali sono le attività che avevo posticipato. Qual è la comodità di questo oggetto? Che racchiude tutti i Do It Later o tutte le attività che pospongo. Quindi nel momento in cui ricevo una telefonata, la stragrande maggioranza dei cellulari ci dà la possibilità di mettere giù la telefonata, inviare un messaggio automaticamente dicendo ti richiamerò tra 10 minuti. Il nostro Do It Later non farà solo questo, metterà questo memo all'interno di questa applicazione, ricordandoci tra 10 minuti di fare quanto avevamo promesso al nostro interlocutore. Altre applicazioni interessanti possono essere quelle di Omelette Chat. Omelette è una sorta di frittata in cui noi andiamo a inserire tutte le possibili chat che un utente può avere. Quindi non dovremo più ricordarci di aprire Facebook piuttosto che di aprire WhatsApp. Registrando gli account all'interno di Omelette Chat, tutti i messaggi che vi arrivano dagli account registrati compariranno in quella schermata. Andando a rispondere a quel messaggio, l'utente o l'amico a cui state rispondendo vedrà il messaggio tramite il communicator che ha utilizzato, ma per voi sarà semplicissimo avere tutti i messaggi in una schermata sola. Queste e tantissime altre applicazioni sono state integrate appunto nella Zen UI che, come detto, andrà a contraddistinguere tutti i prodotti smartphone, quindi Asus Zenfone, tutti i Padfone, i PhonePad e anche i tablet di casa Asus che usciranno da oggi al nostro prossimo futuro. Il Padfone Mini sarà nella nuova versione colorata con il processore Atom Z22560, 8 megapixel di fotocamera posteriore, 2 megapixel di fotocamera frontale, doppia batteria sul cellulare e sulla docking station, sarà disponibile sul mercato italiano a maggio con un prezzo indicativo di 299 euro in user fee inclusa.